Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Oggi livello 5 e livello del boss da affrontare per Industria Involtino. Completiamo anche questo mondo 6. Anche qui abbiamo 5 sfere di energia da recuperare. Oh, si è fatto male. Ok. Bene, diventiamo Kirby Raggio. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Niente, bene. Ah, dunque, questo qui ci schiaccia. Fa il gioco dello schiaccio. Va bene, io vado super veloce allora. Oh no, questi qui quanto li odio. No. Allora, questo lo voglio. Sì, sì. Kirby Mecha è una forza della natura incontrollabile. Chissà però magari se poteva servire di più Kirby Fuoco. Beh, non lo saprò per il momento, a quanto pare. Wow. Ci danno un sacco di poteri, pare. Aspetta un po', cosa ho visto là sopra? Ah no, niente, era lo sfondo, mi sono sbagliato. Wow, questo è più lungo, eh. È tostarello. Dai, su, su, che ci voglio andare avanti. Ci ha provato, eh. Ma ti ho fregato. Oh cielo. Che succede qui? Ma come lo prendo questo, scusami? Ah, da qui. Ok. Ma mi sembrava infatti un po' strano. Ok, oh ok. Che cosa? Ah, da resistere, ok, va bene. Ah, di là era meglio, ma è un po' all'ultimo secondo. Ah. Forte, ok, ci hai provato, ci hai provato il gioco. Finito? Bene. Meno male. Torna. Oh! Scusate ragazzi, ma non ho tempo per le vostre buffonerie. Sì, lui mi piace, Sir Desac. Kirby Pietra, mi dispiace, ma a questo giro ti lascio. Ciao, a posto? Oh, che è successo lì? Ah, ok. Allora, secondo me qua sotto capita qualcosa di bello. Ecco, tipo quel pomodoro lì che non ho preso. Ah, vabbè, andiamo avanti. Qui che succede invece? Va bene? Non ho capito. A volte Kirby ti mette dei livelli difficili senza motivo. E a volte ti mette sta roba. Ma non c'è niente poi lì sopra. Ok, ci risiamo, rieccolo qua. Salve. Come va? Tutto bene? Fenicottero. Ciao Nakoljo, come va?
Chissà che se c'è un altro Phoenix da affrontare da ste parti. Oddio, questo momento mi prendeva. Ah. Ciao. Oddio, poteva servire lui? Ah, questo serve, sì. Ok. Vediamo un po' qua che succede. Aha. Bene. Preso. Ah, devo lasciarlo. Peccato. Buono, bella sta parte. Easy. Come Kirby. Oh, cavoli. No. Che è Tetris. Accidenti. Oi oi. Oi, questa me la sono vista brutta. Dai, qua ci sarà sicuramente l'altro ingranaggio che mi manca. Bene. Ah, posso andare? Non mi ero accorto che era comparsa. Che strano. Vai, è finito anche questo. Bello questo livello. Nella sua semplicità è carino. Le 105 sfere di energia che ha raccolto hanno riattivato la porta della stanza delle abilità 5. In effetti mancano poche sfere di energia, ne mancano solo 15. Andiamo a fare il boss? Abbiamo l'abilità che tanto non ci servirà qui. Ascensore. Oh, che bello. Abbiamo diverse abilità. Salto, mega. Oddio, anche se ninja. Vado col ninja? Dai, andiamo col ninja. Male che va. Oh, cavoli. Che fai? Ok, questo. Oh! Attenzione! Ah, posso fare così senza farmi male? Allora, amico mio, mi sa che lo faccio perché è pericoloso, eh. Oi oi! Ma che fa? Cosa ho fatto? Ok. Salvato. Che fanno quelli? Non mi piacciono. Ma dai.
Ma va bene. Allora, dai, riparti. Sì, rifetto il giochetto. Oh no! Oh cavoli! Impazzito! Bentornato Kirby! Da qui è facile arrivare alla Tanadilandia. Quel drago spaventoso si trova in una zona remota di Alcandra. Si tratta della vetta di un vulcano, circondata da fiamme altissime. La via da qui è piuttosto ardua, ma sono sicuro che ce la farai. Vai e sconfiggi quel drago! Ok, Magolor, vado un attimo a Parco Magolandia per riscattare i miei biglietti. Un drago a quattro teste quindi è il nostro prossimo nemico, eh. Però prima bisogna affrontare le impervie zone di Alcandra, immagino di aver capito bene. Oh, eccolo qui! Stanno giocando con Metallobot, carino. E maschera di Metallobot, un bel mostro effettivamente. Ad ogni modo, il video termina qui, nel prossimo è... Io sinceramente andrei un attimino a vedere che cosa succede ad Alcandra, come è fatto, perché sono un po' incuriosito. Quindi questo è il mondo 7? Cena cimentosa, ok. Allora, se sono 6 livelli, faccio solo 2 video e non 3 parti. La faccio in 2 parti e non in 3, perché sennò non si finisce più. A quanto pare Cena Cimentosa ha solo 3 livelli e il boss, quindi la farò in 2 parti. Livello 1 e 2, livello 3 e boss. Bene amici, per questo video è tutto. Allora vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo iniziamo Cena Cimentosa, che ci porterà anche a completare tutte le sfere di energia, e sarà proprio Landia il boss finale? Lo vedremo. Ad ogni modo, in descrizione come sempre trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va, e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!